dedicato Jeep Grand Cherokee, prodotto straordinario, 6 giga di RAM, 128 giga di ROM, Apple CarPlay, Android Auto, sia il wifi che via cavo, lo state vedendo dal vivo, abbiamo anche il recupero comandi al volante, qui siamo su Spotify, se vogliamo vedere le copertine, ecco qui, possiamo anche andare nel menu generale, abbassiamo la musica, questo è il classico menu dove possiamo mettere navigazione e musica nello stesso tempo. Ovviamente poi qui ci sono tutte le app dove potete gestirle voi direttamente dal vostro smartphone. Questo è il navigatore Apple. Nel momento in cui vogliamo uscire da Apple, andiamo in Android, eccoci qua, basta collegare il wifi. Una volta che lo accendiamo, lui prenderà la connessione in automatico dell'hotspot che avete dato voi, oppure potete inserire una SIM. Una volta collegato è semplice da usare. Qui andiamo nel menu generale, gestione radio, numeri in memoria, come vedete sto usando i comandi al volante. Gestione audio e video tramite le USB, qui siamo in gestione audio, andiamo avanti nel menu generale, gestione video. Chi non conosce Maps, YouTube, possiamo eseguire lo split screen anche su questo incredibile prodotto. Torniamo in visualizzazione singola. Abbiamo anche qui un processore sonoro DSP, impostazioni veicolo, a seconda degli option della macchina possiamo andare a settare tutte le informazioni. Partiamo poi dal DAB anche, adesso una volta che pigiamo l'icona DAB, lui entra in funzione. Poi abbiamo la gestione musica, queste sono tutte le radio della ricerca che abbiamo fatto, abbasso un attimo il volume, ecco qui, poi abbiamo, possiamo andare a vedere il segnale, le copertine, che adesso come trasmetteranno le copertine le avrete anche qua. Usciamo, processore sonoro, gestione climatizzatore, nel momento in cui andiamo a accendere il climatizzatore possiamo eseguire tutte le funzioni. Ecco qui, io sto abbassando e devo va a riportare direttamente nel monitor. Accendiamo l'aria. Quindi, come vedete, andiamo a recuperare tutte le funzioni. Possiamo mettere front, rear. Come vedete, tutte le visualizzazioni le abbiamo sul touch. Poteva mancare la retrocamera con le linee guida? Eccole qua. Ovviamente tutte queste linee guida le potrà settare anche il cliente, noi le abbiamo messo completo, sensori di parcheggio attivi e poi ritorniamo nella home. Ve la faccio rivedere. Io vi ringrazio e tra un pochino ci vediamo con un altro supercar tablet dedicato Renault Clio.